Angelica e Medoro, alla continua ricerca di un luogo sereno per le vacanze, chiesero alla Luna, alle stelle, ai burberi Eolo e Nettuno, dove trascorressero le loro vacanze estive. La Luna: alla Baia del Sole esprimerò tutto il mio splendore. Le stelle: alla Baia del Sole, insieme alla Luna, andremo in raduno. I burberi, con assenza di garbo: alla Baia del Sole andremo in letargo. Angelica e Medoro, incuriositi, al Sole posero un quesito: perché tutti alla Baia del Sole? Il Sole parsimonioso rispose: se la curiosità volete appagare, non vi resta che salpare. E fu così che Angelica e Medoro salparono. Navigarono per giorni e alla fine, lungo la costa che collega Tropea a Capo Vaticano, apparve all'orizzonte un'oasi senza pari riscontro. In un pezzo di Calabria dolce, dove il cielo è di un azzurro incredibile, traboccante dell'energia del sole, una scogliera celava una piccola baia. Sull'arenile, file di ombrelloni raffiguranti il sole si schieravano protesi verso il mare, quasi a difesa di quel posto incantato. Pochi metri oltre, immerso in un mare di verde, l'Eden. Uno dei due esclamò: ma è un villaggio! E l'altro rispose: sì, è un villaggio. Che sorprende per la cura, il verde, per l'ospitalità. 25.000 metri quadrati di verde che si diramano in vialetti ben curati e adornati da vegetazione mediterranea che cresce rigogliosa. Estasiati si guardarono intorno e iniziarono subito ad incamminarsi, imboccando uno dei tanti vialetti che appariva ai loro occhi. Passeggiando tra le palme e le bougainville, si notano appartamenti arredati secondo lo stile mediterraneo e dotati di patio, verande e balconi per trascorrere piacevoli momenti all'aperto. Le camere sono corredate di ogni comfort: telefono, frigo bar, TV color e antenna satellitare. Particolare attenzione è riservata alle soluzioni di servizio Aurora e Arcobaleno, per una vacanza davvero speciale. Un insieme fatto di organizzazione, di relax, di serenità. Un ambiente piacevole, rilassante, dove si può fare di tutto o far nulla. Un altro vialetto conduce direttamente al ristorante. Qui si possono riscoprire gli antichi sapori della tradizionale cucina calabrese e gustare piatti a base di pesce fresco, nonché pasta fatta in casa, salumi locali, verdure. Tutto proveniente da colture che sono dislocate intorno al villaggio. Inaspettatamente, dopo tanto silenzio: Medoro, cos'è questa musica? Dai, non perdiamo tempo, corriamo a vedere. Ecco, prendiamo quel vialetto e vediamo dove ci condurrà. L'arena! Me gusta la vecina, me gusta Radio. Me gusta su cocina, me gusta della mañana. Me gusta camelar, me gusta. Ed eccole le attrazioni. Al mattino tutti svegli con il risveglio muscolare. Segue l'animazione del mini club e junior club. Tutti in spiaggia con la canoa, scuola di vela, catamarano, pattino, windsurf e per gli amanti dei fondali, attrezzature e istruttori subacquei sempre disponibili. Si risale dalla spiaggia e si procede con i tornei sportivi, con l'aerobica, la palestra con attrezzature isofoniche, la danza e non poteva mancare una suggestiva piscina per ospitare grandi e piccini. Lo staff dell'animazione, in giro per il villaggio coinvolgendo tutti in divertenti giochi, prosegue con piacevoli spettacoli di cabaret, serate danzanti e piano bar. Quel piacevole ambiente, sereno, rilassante, strutturato con dovizia, avvinse totalmente i due naviganti.
Se si pensa ad un'estate intensa e piacevole, allora non ci sono dubbi. La Baia del Sole è il villaggio delle vacanze. Villaggio Club Baia del Sole, Capo Vaticano, Calabria.